10 giorni di polemiche continue per la AST, l'acciai speciali di Terni, con le accuse alla giunta regionale dell'Umbria di disinteresse per il sito, di non preoccuparsi di quello che è il contratto di programma, di non essere presente accanto all'acciaieria in un momento così difficile. Hanno parlato tutti, coloro che erano della vecchia fazione, della sinistra a quella nuova, tutti che sono contro le decisioni della giunta regionale o le mancate decisioni della giunta regionale. Ma analizzare le situazioni, le cose sono un pochino più diverse. La questione acciai speciali Terni è una questione molto rilevante per la nostra regione, non sfugge a nessuno, ma io direi rilevante per l'acciaio nazionale e quindi il governo su questo è sicuramente consapevole di questa cosa e lo deve essere sempre di più. Io ho accompagnato questo percorso dal nascere quando è stata messa in vendita, è stato messo in vendita il sito di Terni. E quando questo gruppo di imprenditori italiani del settore, Arvedi appunto, ha fatto un'offerta che è stata sottoposta a tutta una serie di valutazioni anche da parte dell'antitrust, e noi con molta correttezza abbiamo seguito questo iter. Dopodiché, nel corso del tempo, si è maturata la possibilità di arrivare ad un accordo di programma grazie ad un piano industriale di Arvedi molto significativo e importante sia in termini di sviluppo e di investimento sull'acciaieria di Terni, ma sia anche in tema di impatto ambientale e di soluzione degli annosi problemi di quel sito in termini di discariche e quant'altro. Tutto questo è stato frutto di un lavoro molto coordinato ed intenso che ha visto la Regione protagonista perché comunque si è impegnata per la diciamo conclusione dell'accordo di programma che vede tra l'altro una parte che è stata sottoposta a una disamina della Commissione europea sul tema degli aiuti di Stato. L'Europa da questo punto di vista dando il via libera peraltro a questi aiuti di Stato perché il piano industriale prevede investimenti per circa 1 miliardo di euro, di cui 300 milioni di finanza, di finanza pubblica. E che cosa accade oggi in quest'ultimo momento? Che viene riproposta con molta forza il tema del costo dell'energia, che è un tema, un problema di carattere generale che riguarda purtroppo tutte le aziende energivore che operano nel nostro paese. Perché sappiamo benissimo che sul piano dei rapporti internazionali e di mercato le nostre imprese, da questo punto di vista, scontano un difetto di competitività proprio per il costo enorme, che pagano per l'energia rispetto ad altri paesi europei ed extraeuropei che addirittura hanno un costo fino, addirittura, di 4 volte inferiore a quello italiano. Quindi questo è un tema rilevante. Devo dire che il tema dell'energia è un tema rilevante, ma che esula e sta fuori dall'accordo di programma, così come stanno fuori, anche se accompagnano l'accordo di programma, tutta la questione delle infrastrutture su cui la Regione si è fatta trovare pronta, perché la bretella Staino-Prisciano noi lo abbiamo finanziata con i fondi dell'accordo che abbiamo stipulato con la Presidente Meloni. Sull'FSC, quindi insomma, noi abbiamo costruito questo percorso così come stiamo assicurando attraverso opere che si stanno realizzando la possibilità del collegamento anche con il porto di Civitavecchia per le merci pesantissime. Sappiamo quali sono i prodotti di Arvedi proprio per agevolare questo percorso. Ora, il tema dell'energia è un tema importante. Io ho favorito anche, cioè ho avuto interlocuzioni addirittura con i vertici di Enel e il tema lo abbiamo posto all'attenzione del governo, perché è un tema sul quale noi come regione, non abbiamo, possibilità di intervento. Si è fatto riferimento da molti
al discorso dell'energia idroelettrica e della centrale che oggi è gestita da Enel, che si trova presso il sito di Terni, ma sappiamo bene che lì c'è una convenzione la cui scadenza è al 2029. Ma anche qui noi abbiamo cercato già da tempo con la legge regionale sulle derivazioni dell'idroelettrico di poter normare e prevedere anche la possibilità di un apporto pubblico-privato anche per una gestione di queste centrali. Ma tutto questo ha un tempo, 2029, perché la convenzione scade nel 2029. Detto tutto questo, ancora non è stato sottoscritto l'accordo di programma, perché l'azienda pone al centro dell'attenzione di tutti, sia locali, degli enti locali e anche del governo centrale, il tema del costo dell'energia. Alla fine, cioè, noi abbiamo ad interesse lo stesso tipo di interesse tutti, che è quello non solo del mantenimento dei livelli occupazionali, della sicurezza ambientale e di tutti questi percorsi, ma che abbiamo interesse che questo piano industriale di Arvedi trova applicazione. Peraltro l'azienda già sta anticipando degli investimenti, e questo lo sappiamo molto bene e lo sanno anche i sindacati. Quindi non ho fatto altro all'esito di questa riunione che comunque richiedere un tavolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per affrontare, ecco, in modo chiarificatore, ma non dico chiarificatore, risolutivo, questo tema che Arvedi pone e che noi comprendiamo perfettamente, ma che non deve assolutamente essere ostativo alla conclusione di un accordo che è sicuramente importantissimo e strategico per il sito di Terni.